Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti sulla 16ª puntata della serie Bergman. Oggi siamo qui con. Oggi Ciao a tutti. ragazzi vi ho dato il benvenuti sulla, perché siamo sopra la serie terza, la sopra Bergman. Insomma, avete capito. Non siamo nella serie Bergman, siamo sulla, ci siamo sopra. Allora, se vedete abbiamo sceso un po' i soldi. Dai, io. Ancora. Abbiamo i soldi un pochino più bassi perché ho comprato il ranghinatore, quello piccolino ovviamente, cioè non quello monocromatico là, quello Monocromatico. Monorodore, monorotore, sì. monopalla. Monopalla, Monopalla. No, me lo chiude. Allora, ho preso quello decente e ora sto cercando Monociclope. monociclope. Non c'è senso. Monociclope. Monopalla. Ma dove sta la roba? Fammi capire, il carro. Kaito, è freddo. No? Poi io sentì alle scritte. Aspetta che... No, niente, pensavo fosse un'email importante, invece niente. Ma il carro, dove l'hanno infilato quelli manbrocchi? Il carro quale? L'autocaricante. Ah, l'ultima volta chi lo portava? Simone? Ci è venuto la paglia? No, sta, ecco. Ha fatto una cosa fatta bene, dai. Vabbè. Ehi, ti vado a spegnere le luci. Allora, ragazzi, non so. Che c'ha Matti che bocca. Kaito ponta? Eh? è free. Matti bocca, Kaito. Andiamo a raccogliere la yerba, ragazzi, perché l'abbiamo sfalciata ieri, l'abbiamo ranghinata ieri e quindi oggi è il giorno adatto per raccogliere. Ma che ne facciamo, Samu? Alle Cosa? pecore? Per le Il pecore quesito? l'erba. Certo. Giusto. Andiamo a portare a prendere l'erba così abbiamo un'altra cosa da cui stare a cui badare, ovvero le pecore poi. Ma siamo sicuri che vogliamo fare una cosa del genere? Tanto le pecore Sì, c'hai ragione, quando, infatti. cioè rispetto alle vacche è tutta un'altra cosa. Non devi fare l'azione mista. Però devi pulirle. E ci metti l'autocaricante scarso, lo metti lì sopra, ci passi avanti e indietro e si è pulito. C'hai ragione. Mi è brutto il muso di sto T7, mamma mia. Perché non mi sono collato lo 724? Che adesso sto facendo i 35 all'ora su da sta salita, vuoto. Detto dai, facciamo ancora qualche ora sul T7 che almeno poi lo mettiamo da parte. Perché io sto T7 finora lo sto adoperando. Adesso sto cercando di fargli su un po' di ore per fare. Qua ci Parlo vuole. dopo la tamburrini. Eh? Parlo dopo la tamburrini. No, io Non vorrei si che fa tornasse scherzo. dietro indietro. Dietro intero. No, a parte gli scherzi. So che poi Simo guarderà questa puntata, quindi non. Stavo scherzando, Simo. Se no poi mi truppa quando viene. Truppa. Mai No, successo. mai successo. Massimo 2 all'anno. Ma. Volevo metterlo a fare servizio in città tipo liquami e spazzatura. Dato che corre perché fai 52 e niente. Corre, fai 52 e basta. Ok ragazzi, scusate l'interruzione, non so perché mi si è anche acceso Spotify. Samu ci sei ancora? Posto. Certo. Niente, dovevo un attimo rispondere al telefono, cioè prendere una chiamata. Quindi non mi ricordo più cosa stavo dicendo, ma sì, metterlo giù, perché poi il 313 lo vorrei tenere in farm, che ha la pala e torna abbastanza utile. Poi piccolino, ecco. Il 724, il 250, il Deus, il case li volevo tenere da parte perché almeno sono un No, se pochino. no l'Agrostar. Ci si può mettere forche? Sì. Ah, facciamo una cosa. Attorno un golli, no? Ci metti le forche, poi lo metti io le pego. Sì, vabbè, adesso dovevo ancora arrivarci a quello. Ah. Appunto, dicevo, questo qui che è così da fare servizio in città. Perché
Perché poi non sembra, ma magari metterci altri trattori che me ne puoi portare di meno, tipo l'agrostar appunto, mi dà un po' fastidio perché se bisogna andare a prendere dal sawmill al monster, ripassare in città, cioè diventa lunga la strada e quindi preferisco almeno che faccia i 52, poi magari probabilmente ci prenderemo o un camion o il fast track, quindi prima o poi lo rimpiazzeremo questo, ma più poi che prima. Appunto il 313 da tenere in farm per fare tutti i lavori della farm e appunto l'agrostar da fare i lavori di animali, qualsiasi cosa sia. Ah, stavo dicendo i tre più grandi tenerli indietro, infatti adesso vedete che mi sto dando una calmata, ieri ho usato il T7, oggi anche per fare un po' meno ore su quei trattori lì, in modo che ce l'abbiamo buoni. Dato che adesso ho prossimi soldi, volevo appunto prendere pecore e cominciare a fare un pochino di trenciato, quindi magari espanderci con un carro più grande, assolutamente, e trincia, così. Se poi vediamo che ci occorre magari anche una ruspa o una cosa del genere, se vediamo che facciamo su tanti soldi che ce la possiamo ripagare per vendere un po' prima, potremmo anche fare una cosa del genere. Sto No, perché come capannone. nastri? Ma i nastri vendono piano. Cioè, una ruspa fai No. tipo il doppio della velocità. Però adesso basta il prezzo ogni balada. Ah. Qui ci va il fieno, eh? Infatti. Siamo sicuri che le pecore non ci va dato altro che le solite robe. Penso sì. Pecore, acqua, paglia. Come vaia? Acqua, paglia. Acqua, Erba? Vabbè, paglia, erba. la baia non è un problema. Mi ha Però spaventato quel cavallo. c'è una mod per sciogliere le No. Perché? balle? Siamo le baia, però come fai a mettere dentro? Te le prende uguale? Ma abbiamo tipo 250.000 litri di paglia sfusa, eh. A posto. Allora, il carro per gli animali ce l'abbiamo, magari ora mi facciamo. Ce la vado a portare la baia? No, Ma non stai facendo niente? stava assumendo. Se non hai voglia, sì, se vuoi staccare un pochettino, se no non c'è problema, tanto mi ci metto io qua con la calma. Il carro tanto l'autocaricante lo sto usando io, se vuoi te lo lascio, vado a prendere gli animali, dimmi te. Beh, a parte la baia. Una Allora. domanda, si è messo lì, posso mettere l'abrai? Sì. Se bugga sempre, tocca spegnere la gente sempre. È perché Simo lo voleva per il per la Follow Me. Cioè, Ma posso, sì, adesso non ma si che gli può più. fa? Più l'agrostar andò. Eh sì, ma il carro non del trattore, il carro è il problema che ce l'ho io. E che onde stai l'altro carri? Sì, ma cosa vuoi andare a fare con il rallato? No, sta crambe. Crambe. Anche lo Yoskin abbiamo. Sì, bello, Yoshin è per la spazzatura. Ah, si aprono tutte e due. No, non si aprono tutte Filo crambe. e due. Prendi il crampe. È per non stare a fare tanti casini e andare con i carri grossi. Dove cavolo si scarica qui nelle mangiatoie? Si può sapere. Vabbè, ma mi è comparso il trigger per un millisecondo. La baia, dov'è il deposito della baia? Sta in quel riquadro grigio che c'è vicino a qualcosa che c'è parcheggiato. C'è tipo un quadrato grigio per andare verso dove c'è il biogas. Ok, questo ho capito. Qua ci lascio l'autocaricante che mi sa che devo prima comprare gli animali perché se no non mi fa scaricare quasi niente. Come si fa per riganciarli col joystick? È la B. Occhio che se. Ah no, te non ti metterò però. Dai! Ma dopo cacce dentro? Non so dove si carica, non l'ho mai fatto. Ok, questo è un tubo, penso che sia qui. Allora, io spero che il carro. Sì, ma mi sembra che ce l'avessimo, sì, infatti. Quando ne carico? Tutta, ora ci Ma bocca. sì, carica, poi semmai la portiamo indietro.
Ok, così lo agganciamo di sicuro, Allora, gli animali dove si comprano? C'è qualcosa in sconto? No. Non ne vale la pena. Si comprano Livestock Market. Penso che sia qua. Sì, ma dai, non può non esserlo, sì, infatti. Veramente, Samu, hai fatto una cosa del genere. Che ho fatto? I 7250 sotto la seminatrice da mais. che ci attaccavo? Il 313 ce ne sta di roba. Porterà via 10 cavalli con la seminatrice lì. E 7950, 7950. Con tanto di azzavorra nel dubbio. Ci hai messo no, non ci credo. Gli avevo sparato. Finito di dirlo prima che volevo tenerli da conto qui in mezzo. Vabbè. Allora, Livestock Market a destra. Le pecore, io non faccio mai i simboli dell'animale. Allora. Le pecore sono dove teniamo la trebbia, lì più o meno. Vedi che è sotto il 2. Ma le pecore non è quelle sopra in città? Pure quelle. Io ho visto là e le ho portate là. Non so se c'è da qualche altra parte. In teoria abbiamo anche le trasferte per le pecore. Possiamo fare la trasferta. Ah, ma ce n'è stato delle pecore. Certo. Te porta quella sotto al 2 che è più vicina. Fattore. Abbiamo qualcosa da comprare negli ultimi 5 minuti, che sennò poi si chiudono i cancelli. Di qua c'è un altro. I semi? Può servire? Semi? Sì, possono servire. Pallet? No, che pallet? Map additional contenitore di semi. Ci costano un po' meno, perché per 1200 ti danno 2000 litri. Qua per 900 ci danno 1000 litri. Quindi risparmiamo un po' a prendere i sacchi. Anche se sono un po' più scomodi, a dire il vero, però. No, dipende, anche se dipende quello che... Ma non è... Non mi dire che questo... Cavolo, questo si chiude alle 8, mi sa. No, si chiude alle 22, allora c'è tempo. Allora, io vorrei comprare le pecore. Questi sono cavalli, oche, vacche, pecore. Posso comprare gli agnelli? E che differenza fa? Gli agnelli dopo cresci vendere pecore o no? Sì, ma posso farli crescere. Aspetta un attimo, fammi vedere cosa posso comprare di qui. Da qua posso comprare solo pecora. Prendiamo le pecore. Ma perché scompare ogni tanto? Le pecore. Ah, perché sta vicino e scompare il simbolo. Dov'è qua? Allora. Ma non c'è il simbolo. A parte cosa fanno anche le tame, le pecore, a quanto pare qua sì. Ah, ecco qua. Sì, ma non si usa qua, non funziona una zeppa. Dov'è il tabellone? Qua. Allora, ships, water. Allora, latte di pecora. Letame. Fai letame le pecore qua, mi sa. Ah, quindi queste... Queste sono pecore da... Da latte, diciamo. Non lo so. Cioè, perché qua mi fanno solo letame, latte e agnelli. A me cosa serve comprare gli agnelli? Fammi capire. Pronto? Scritto. Ciao, stiamo registrando. Proviamo a comprarne una a vedere se ce lo fa portare a vendere.
Vale la pena che non cosa puoi. scarica la baia? Eh? La baia? Eh? Cosa scarica? Ah, non lo so. Qua ci stanno delle altre pecore. Ma fammi un po' capire. Ma queste pecore qua cosa servono? Queste sembrano figurative. Infatti no, queste non vogliono dire, non si può manco entrare. Ho trovato un altro posto dove volendo si può venire a sfalciare. È un po' piccolo, però. Forse c'è anche dal diary là. Un po' di posto da sfalciare. Io stavo a Raprene, stavo cacciando sto guando. Poi altri posti da sfalciare, boh, non mi sembra di vederli. Ma sicuro ci va la paglia? Ma lei mi dice paglia. Ok, l'ho trovato. Dov'è? Mi pesa tipo qua se scarica. Vabbè, lo vedrò dentro dopo. Un capanno a casa tipo qua. Aspetta, aspetta andare via che tanto c'ho da venire a provare a portarti un agnello a vedere se lo prende. Perché poi almeno ti porto altre pecore. Io mi metto a posto il carrello dell'erba, perché per provarlo sono cacciato. No, lascialo pure lì, tanto devo scaricare le pecore prima. Dei boccali andare per scargarle? Non penso. Ci sarà un altro portone, ecco. Insomma, come si usa sto carro? Infatti X non si fa. Com'è che si fa? Ah, che ricopertura, stacca, stacca. Ah, questo fa così col timone, capisco. Questo? Ah, col mouse, capisco. Apri copertura. Capisco. Ho un agnello dentro. Vediamo se ce la fa. Ecco. Signor agnello, l'ho portato a destinazione. Se vuole può scendere. Come si fa? Controlli. Ribalto l'agnello, mica no. No, compra 20. Così. Qua. E non funziona qua, non. Paura agnello. Non ti vuole nessuno. Non ti chiudo dentro, un altro che non ti vuole nessuno. Perché non funzionano? N. Gli agnelli si portano al macello e basta, mi sa. Ma non si scaricava il sabastratore? Ma non mi sembra. Qua mi dà sempre il pecore. Ma dai che tu devi combattere il trigger. A me qua, se vai a piedi fai la R qui. Non mi funziona. E tu non hai il commercio bestiame, ah. Perché? Non lo so, boh. Abbiamo sprecato dei soldi per niente, si vede. E quando cos'ha un agnello? 200 euro? Ah, ecco se scarica, mi sa. Fettide. Dove? Qua. Ah no, ecco, forse fa la lana. Sì, qua fanno la lana, mi sa. Ah, ecco, si può avvicinare la luce? No, ecco, si può prendere la scossa, ecco quello che si può fare. Le luci si accendono di qua. Dov'è? Qua. No, così si chiudono i portoni. Vabbè, in qualche modo, insomma. Sì. Quindi ho fatto un giro per niente, ragazzi. Noi compreremo le pecore, penso ne prenderemo una 25, o forse ne carica massimo 24. Cominciare comunque un carro pieno, vedo quante ce ne fa e poi semmai vedo se fare un altro viaggio, cioè uno o due viaggi pieni facciamo. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan Samuele è tutto, ciao a tutti. A tutti.